Al Teatro Tosti di Castel di Sangro si è conclusa la prima edizione del premio letterario di narrativa, voluto e organizzato dalla Neo Edizioni di Castel di Sangro, nata nel 2008, e in 16 anni di attività sono stati davvero tanti i libri pubblicati dalla Neo Edizione, che è nata con lo scopo di mettere dei nei, di far diventare i libri pubblicati dei nei all'interno del panorama editoriale italiano. Con noi c'è l'editore Francesco Coscioni. Insomma, in 16 anni ci siete riusciti a mettere parecchi nei. Beh sì, abbiamo disseminato nei in tutta Italia, anche un po' nel mondo, devo dire la verità, con fatica e con grande gioia e piacere. E questo premio è un po' un coronamento di questi 16 anni, ma anche una nuova partenza per riprendere nei e ridiffonderli. Com'è andata questa prima edizione di un premio che è arrivato dopo molti anni di attività? Ma è andata benissimo, forse proprio perché ci abbiamo messo tanto per farlo. Per cui intanto la Neo è stata conosciuta, per cui, ed è il motivo per cui sono arrivate tantissime opere molto interessanti, tant'è che i tre finalisti per noi sono veramente delle opere straordinarie e grazie a questo premio siamo riusciti a intercettarle, per cui siamo contentissimi e siamo sicuri che l'anno prossimo rifaremo. 16 anni di attività, com'è cambiata l'editoria? È cambiata tanto, è cambiata tantissimo, l'editoria risente della velocità con cui il mondo cambia. L'editoria è cambiata tanto, è cambiata da un lato, anzi direi in modo che non mi sta tanto piacendo, nel senso che sono aumentate le concentrazioni. Il mercato editoriale è sempre stato un mondo molto concentrato, con grossi gruppi editoriali, e sta aumentando questa concentrazione, per cui cioè, noi che come casa editrice indipendente non dobbiamo, abbiamo sempre più voglia di affermare la nostra voce e questa voce è sempre più definita rispetto a quelle delle altre. Quindi spero che sia questo punto, la sfruttiamo come una forza, ecco. Quanto è stato importante che questa realtà editoriale fosse qui a Castel di Sangro e non altrove? È stata determinante per noi perché la scelta era, potevamo scegliere di essere altrove, invece abbiamo scelto con grande contezza di volerlo fare a Castello, per anche una forma politica, se vuoi. È servito, ti direi di sì, è servito all'inizio, no, è stato difficile, però probabilmente anche quello abbia fatto una lunga gavetta, proprio perché, anche perché venivamo da un piccolo paese, per tutti i meccanismi editoriali, il fatto di venire da un piccolo paese non era ben visto, però ci siamo fatti appunto una gavetta, abbiamo fatto le ossa, abbiamo allargato le spalle. E siamo contentissimi adesso che invece il fatto di andare a Castel di Sangro venga visto come un vantaggio. Manuela Montanaro è la seconda classificata all'interno di questo concorso letterario della Neo Edizione con il manoscritto L'incredibile storia di Calista Wood che morì 8 volte. Quanto è stato importante aver partecipato a questo premio ed essere stati selezionati, anche se appunto poi sei arrivata appunto al secondo gradino del podio, con un'opera però che è stata selezionata tra tantissimi manoscritti. È stata innanzitutto un'enorme gioia, chiaramente, e poi naturalmente per chi scrive è importante far conoscere la propria storia, quindi la pubblicazione che la Neo chiaramente mi ha garantito, e quindi questo per me è stata un'enorme, veramente un'enorme gioia. Riccardo Ielmini è il vincitore di questa prima edizione del premio di narrativa della Neo Edizioni e l'opera che ha vinto si intitola Spettri, Diavoli, Cristi, Noi, sarà pubblicata nei primi mesi del 2025. Intanto a chi dedica questa vittoria? La dedico a mia moglie, ai miei figli, insomma, gli affetti più. Come ha conquistato il cuore della Neo Edizioni? Penso con la lingua, perché alla fine poi le storie si assomigliano un po' tutte. Credo che la differenza che loro hanno colto, spero sia così, credo sia così, è l'impasto linguistico, la voce che tu tiri fuori per raccontare una determinata storia.